E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video di QuakerCraft. E oggi ragazzi siamo su Doom, su Zandrorum Beta 3.0, come al solito l'emulatore di Doom che fa andare le mod a giorni d'oggi. In pratica mi era stato richiesto, mi hanno consigliato di fare un video su Guncaster, che era sotto il video H Doom come al solito. In pratica oggi parleremo di Guncaster. Guncaster è una mod di Doom che mi è piaciuta quando l'ho provata. In pratica te sei sto tizio qui, minchia, già l'immagine iniziale promette bene, diciamo. Ok, se mi chiedete perché non c'è la canzone, è già finita, non so perché, ma è già finita. Siamo su Doom 1, non Doom 2, perché cioè no, se te Doom 2 l'ho finito troppe volte per i miei gusti. Beh, perché anche Doom, che cazzo sto a dire. Vabbè, guardiamo i costumis, i control, perché... Allora, questo va bene, il calcio. Il calcio. Do io un calcio, io in culo. Allora, qual è questo? Sì, keeping dead in the dead. Che cazzo ho letto anch'io. Keen deep in the dead. Vabbè, la mia pronuncia English è un po' schifoso, devo dirlo. Faremo sta difficoltà qui. Wiring. Va bene. Boh, io l'ho soltanto provato. Ok. Ah, ok. Spero che mi sentite. Ecco, forse se fosse più... più basso... Oh, male. Un po' di silenzio quando apri il... Me l'ero dimenticato che si poteva togliere l'audio quando facevi così. Eh sì, però, ecco. Madonna, ti sbrandello. Ma qua gli effetti di sangue sono fatti bene, vabbè. In pratica, madonna, sei grande sto cazzo di icone. Dov'era quello? Scala, no, non lo voglio lo scala. Ecco, va molto meglio. In pratica, quando ammazzate qualcuno, zombie o qualsiasi personaggio, vi daranno dei soldi che saranno contati qua in basso a destra, nell'angolo qua in basso. In pratica servono per queste cose qua, per i potenziamenti e per, se volete, le cose che curarvi, le bombe, le munizioni, vi danno tutte queste cose, anche il kit medico di... Ma cosa? Questo non l'avevo mai visto, c'è il kit medico di Shadow Warrior, bello, mi piace. Stavo guardando gli FPS. Ok, va bene, minchia, ne fa anche abbastanza sto gioco gli FPS. Ok, andiamo avanti. Ciao. Aspettate che io potrei utilizzare bene bene anche questa pistola, però c'ha poche munizioni, vaffanculo. Manco mi lasciano parlare sti mostri qui. Sciagagnano i maroni in una maniera, non so, estrema. Ok. Oi, te lassù, uccellino. Qualsiasi forma di vita mi sembra un uccellino se sta per aria, guarda. Un volatile, quello che è. Che razza di calzone era quella? Ok, lo scudo. Ah, non mi sono fatto niente. Ah, in pratica c'è sta cosa qui strana che puoi rimanere per aria per un po' quando salti. E puoi fare sempre i salti tripli, mi sembra. Salto triplo puoi fare. No, anche di più. Ecco, il calcio è quello di Brutal Doom, come al solito, ragazzi. Vi porterò anche un video su quella mod. Oddio! Ok, è vero, sì, è vero che si ingrandiscono i personaggi e scoppiano. Ok.
Questi qui sono kit medici, ragazzi, non pensate male. Ok. Donna cara. Ok. Andiamo indietro perché sapete già che questa mappa ti frega in una maniera stranissima se non sentite bene. Infatti io la canzone, anche se è bella, è che non si può passare pochissimo. Ecco, tipo se... tipo la tolgo un secondo perché volevo... Oddio. Che cazzo di canzone è? Vabbè. Cos'è, lo scudo già, i petali rosa. Sì, sono lo scudo, perfetto. Però 300 quasi, abbiamo quasi 300 di scudo. Ah, se voi avete visto quel centone di sotto blu, avete presente Far Cry 1 che ha il coso della la barra del respiro lì, quello lì che si spreca se corri, salti e vai in acqua, In pratica quella lì, se noi abbiamo un potenziamento comprato, stai calmo. In pratica noi, adesso noi abbiamo questo potenziamento qui, che possiamo dare fuoco agli altri. Vabbè, mi ha sparato lui, perché io non posso prendermi fuoco da solo. Ah, pensavo non mi avesse visto. Vabbè, che se era cieco, guarda. Cioè, ci speravo che fosse cieco, però non credo proprio. Ok. Micchia, non c'è neanche tanta mira a te però, Ecco, i calci qui li hanno fatto troppo potenti. Cioè, un calcio così non credo che ti faccia fuori in 2 secondi, Cioè, se ti arriva bene bene in faccia, sì. Però... ah, però hai... ah, le unghie! Figo sti calci. Cazzo! Oddio! Che faccia fa il personaggio quando piglia una botta? Oh, non ti incazzare. Stai tranquillo, amico mio. Cioè, non è colpa mia se ti sparano, Cioè, ti scambiano per Doomguy, però purtroppo non lo sei, anche se sei più alto di loro, Perché si nota la grandezza del personaggio che è più alto di loro. Madonna, siete dei tappi confronto a me. Ecco, adesso non più però. Ho trovato la chiave. Ok, andiamo giù. Te, madonna, ti sbrandello. Madonna, adesso io sbrandello tutti io quando c'ho lo shotgun. Ecco, la mega sfida, aspetto a prenderla. Ecco, c'è... oh! Questa qui è figa, quest'arma. Oh, è bellina l'effetto della mega sfida. È molto spiritata. Ah no, soul sfida. Infatti, anima. Soul vuol dire anima, quindi... c'era da dirlo che era così spiritato. Poi scommetto che anche quello dell'invisibilità diventerà invisibile quando lampeggia. Cosa ha lasciato in terra lui? Ah, ecco. Sapete che mi fa laggare tremendamente quest'arma? Guardate qua. Mi fa calare gli FPS in una maniera terribile. Io boh. Non devo lamentarmi anche dello shotgun, che ogni tanto mi fa abbassare anche lui. Però è sempre meglio che niente, proprio. Oh. Tanto deve... prima o poi deve laggare. Poi non avete visto... avete visto che non ho la webcam. Perché la webcam, non lo so, non mi entusiasma molto averla nei miei video. Perché io non sono quel genere di youtuber che fa i video con la webcam. Nah, non ci sta per me. Semmai la userò quando farò video divertenti, tipo lì, quando abbiamo fatto quel gameplay su Counter Strike. Ci siamo un po', mi sono sbizzarrito un pochettino lì, su CS Estate. E poi dovrei giocare anche a quello del SUS, perché ho trovato la versione SUS del CS Estate. Ok. Merda. Ah, ecco, a loro non gli fa del tutto male il calcio. Meno male, almeno loro. No, è che sono gli zombie che sono delle checche. Ecco cosa sono loro. Adesso ho capito bene per quale motivo muoiono subito loro. Apriti, vai. Ah, proprio lascia la manata quando dà il pugno. Oh.
cosa buona. Un punto in più per sta mod perché mi possa piacere, dai. Il libro degli incantesimi. Sì, perché ragazzi, per avere i potenziamenti bisogna trovare anche sti libri qui. Vabbè. Oh, e sta calmo. Ma vaffangulo. Ah, mortacci, tu adesso ho capito. In pratica, invece senza stare lì a spendere di soldi, ho trovato un potenziamento. Ma vaffanculo, cosa avevo capito io? In pratica ho trovato questo. Selezionato. E che cazzo fa sto coso? Che è? Tira per magia i coltelli questo. Che cazzo è? Il mago Forest. Chi è? Minchia, sono potentissimi, cazzo. Ah, seguono anche, pure. Minchia. Cioè, non ha... Statemi lontani a chi voi mi tentate di combattere. Io tiro con le mani i coltelli senza che li abbia in mano. Io ti tiro un pugno in bocca, sei già morto, di buono. Questo ne ha avuto bisogno tre. Ah, si è scaricato il co... No, e allora perché non sparo ogni tanto, madonna che era... Oddio, l'ho spapolato. Vai su, vai su, guarda, grazie. Aia. Tacci, tu è andato là su quello. Toh, don cazzotto in bocca. Stai su te. Cosa aveva sganciato? Mi sembrava un cristallo. Che cazzo faccio? Qui. Tanto è lo stesso lato. Cos'è? Hanno cambiato l'illuminazione? Boh, sembrava differente. Aspettate che ho le cuffie che mi stavano cascando, non so perché. Ok. Dai. Muori. Toh, ti attacco con i coltelli io. Si tira anche i graffi, ok. Mi sembrava che tirasse anche le... con le unghie. Visto che è dotato di unghie, quindi potrebbe anche tirare degli unghiate addosso a uno, Ancora. Fine urle. Allora. Oh, sei piccolino sto coso. Che poi sempre è la sorella di quel coso là, Eccole lì. Era poco distante, infatti. Vai a fanculo, vai. Boh, sto cazzo di pistole potentissime. Solo che si sprecano subito le munizioni, dio buono. Ok. Oh. Stai tranquillo, te, che ti venga a ammazzare anche a te, ti credo che ti lascio vivere. No. Da quanto è potente mi sposta sto coso? Madonna. Oh, madonna. No, tu mi stai a larga. Aspettiamo prima di fare il patetico movimento. Ok. Che ha sganciato un Kneski questo qui mentre è morto. Ma io scusa, posso spostarli? Basta. Aiaia. Non è come Brutal, ok. Adesso abbiamo scoperto che non è come Brutal. Però anche st'arma qui mi sposta, caspita, Ah, gli da stare utile! Scusate se ho disturbato l'audio. Raffreddore, mortacci mia con raffreddore mentre faccio i video. Proprio quando hai raffreddore devo aspettare proprio. Io faccio sempre i video con qualsiasi problema io. A me mi basta che non sanguini il naso come stamattina, sono a posto. In pratica ho fatto tutto sto sangue nero in bagno. Meglio non immaginarvelo. Morite tutti! Ma ha cambiato l'arma di botta. Vaffanculo, ma ha cambiato l'arma di botta. Te credo che ci muoio dopo io. Posso
Togliere sta impostazione qui che mi sta sul cazzo come non so cosa proprio. Mai, ecco, bravo, mai. Ai 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 ai. Che cazzo è successo alla mia faccia? È sparito. Ah sì, l'ho presente. Ho capito. Pratica ragazzi, quando prendiamo i pick up che si tengono nell'inventario, in pratica ti toglie la faccia di Doom e la cambia con l'altro due. Ne manca uno ragazzi, eh. Dove si è perso? Ah no, è qui. E allora dove cazzo l'ho visto l'altro io? Vabbè. Ok. E la Madonna, vai qua. Sbrindello tutti, Madonna. To. 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 Madonna. Li ho vaporizzati? Minchia. Boom. Facciamo poche cazzate perché qua ci moriamo, secondo me. No! Mi ha beccato il barile di faccia proprio. Ecco, io prima di entrare, porca troia, dovrei farli esplodere i barili, perché sennò non... Sennò io ci muoio secco con quelli, secondo me, tutte le volte. Cioè, sto cazzo del naso mi fa venire gli accidenti quando inizia a colare. Oh, e mori, Dio mio. Non so neanche quanto siamo di video perché mi sono dimenticato il cronometro di sotto, Madonna cara, di sotto in cucina. Che non mi chiedete cosa me ne faccio in cucina del cronometro, che stavamo facendo dei test io e un mio amico l'altro giorno. Siete morti per caso, no? Perché se no vi do ancora un'altra sparatina. Io boh. Hanno perso più vita loro che io. Sarà meglio. No, non venite di sotto voi perché mi faccio esplodere prima io che me. Prima di essere fatto il culo, guarda. Secondo me mi faranno il culo all'ultimo livello di Doom, semmai. Ma qui proprio non ci penso neanche di farmi fare il culo. E là vedo un libro viola. Certo, io sono daltonico e vedo viola io, certo. Questo è viola per me, certo ragazzi. Oh, il potenziamento del fulmine! Oh, cioè proprio... Oh, me lo segnala anche quello che ho preso poi, Cioè quelli disponibili me li segnala con delle lucine attorno, perfette. Quello selezionato me le legge... Questa è una canzone dei AC/DC, Thunderstruck. Allora, che cazzo ho preso? Ah! Sì. Ah, eccola. La TNT, madonna. C'è la TNT come in Doom con le granate. Lì c'è una Syringa. E non pensate male quando dico Syringa. Perché io non mi fa... È rotto il cazzo. Bello che mi ha tirato una cosa che era già morto. Che cazzo serve? Ma posso cambiarlo? No. È una cosa così, fissa. Boom. Evitare di farsi male, perché qui ci sono i danni di caduta, ragazzi. Attenzione perché qua ci si fa leggermente male se cadiamo male. Sì, voi direte, ma come? Ma Doom non ce l'hai i danni di caduta? Eh no, questa mod sì però. Non so che Doom se casca da 200 km non si fa niente, però se finché è Doom è Doom, e poi se c'ha le mod poi... Ecco, Brutal Doom non ce l'ha sto problema qui della caduta, però... Hai rotto il cazzo, Ecco. Potevo usare una TNT per testarla quanto faceva male, però ci penso dopo. Cazzo di naso mi che fa scatore mentre faccio i video. Non potete immaginarvi la cosa che devo patire con sto naso. Ok.
Dove cazzo io ho messo i fazzoletti? Madonna cara, non trovo neanche i fazzoletti. Devo 300... 300 FPS sto facendo. Tranquillo. Questo qui per... ogni volta che va avanti di livello peggiora di urlare. Madonna, sbrindello tutti con sto coso. Sì, però se la visuale non andasse su mi starebbe anche meglio. Ancora buono di essere vivo sta ancora quello lì, eh. Madonna. Guardati sbrindello. Oh, non se ne era neanche accorto che c'ero ancora io. Ok, meglio non sprecare sta arma, anche se ce l'ho carica adesso. Ecco qua mi sarà utile, infatti ci... oh, le munizioni! Dai, facciamoci un po' di casino. Tabò che non ci sono i danni. Perché vi ricordo che Doom, in pratica, nel vecchio Doom, i mostri sono una specie di colonna. Perché in pratica se c'è di tenti di andare sopra la testa, non ce la fai. Perché Doom è pensato in una maniera differente che nei nuovi giochi di adesso, eh. Poi c'è gente che lo sa già, quindi non c'è neanche bisogno che glielo spiego, poi, eh. Ci devi morire secco, proprio. Ancora siete buoni di vivere, Dio mio. Io boh, tre bombe vi ho tirato, ma nella realtà non sarebbe neanche, non sarei neanche io vivo con tre bombe. A quella distanza che ero mi arrivavano le schegge in faccia, lo dico, anche in questa poi, eh. Che io, se mi dovessero tirare una, se dovessi tirare una bomba mi allontanerei di 1 km al massimo, massimo, eh. Per sicurezza poi. Poi non lo so che c'è gente che ci sta di vicino neanche di 10 metri, però vabbè. Cazzi su. Ma io perché uso sto fucile quando so sto qui? Che quello lì sarebbe da vicinanza, da non da lontananza. Che purtroppo è che le munizioni, madonna, che la grinzano in sto gioco. Cioè, ogni tanto ti mancano. Ecco, Doom 2 è quello che proprio non le troverai mai. Tre livelli ti mettono con le munizioni piene. Mai una volta che in Doom 2 c'hai le munizioni piene. Mamma mia. Mi sparo anche i barili in faccia io. Perfetto. La mia vita è completa adesso. Allora, non ho ancora testato il potenziamento, lo so. Me ne sono appena accorto adesso, ragazzi. È che io sono un po' rimbambito certe volte. Ok, troppo utile sta cosa. Secondo me prima o poi mi si scaricherà. E la Madonna, che cazzo ho tirato? Non ho tirato un fulmine, ho tirato un temporale proprio. Ho chiamato il signore e gli ho detto tira un lampo di 300 km. Oddio. Ah, eh sì, come faccio a tirarlo lì? Oh, ci si scarica! Si scarica subito con questo, te credo. Dai, forza, vieni qua. Guarda che... Ok, i barili non sono delle colonne, meno male. No, sui barili mi sembra che ci si può andare sopra, mi sembra. Sì, però se non schivassi i barili sarei anche... Mazzonna! Ok, sì. Qua. Quello è ancora buono di vivere, Dio mio, eh. Vedete quanto arrivano distanti i pugni, Dio buono. Mamma mia. Manco io nella realtà riuscire da dei pugni così lontano. Vabbè che è un drago, quindi potrebbe darci le zampate con le ali, eh. Oh! Il potenziamento per la vita! Oppure, non lo so, eh. The power casting an... Non sono riuscito a leggere.
Allahu Akbar, ecco cos'è. Ma non c'è mica lo strafe veloce? La schivatina lì. No, non c'è. Allora, soltanto quando è operaio lo fa. Ah! Lui vola quando fa così. Bella sta cosa, mi piace. Però non ci sono zone grandissime però in sto gioco. Ce ne sono pochissime qui. Al momento. Allora sei bastardo. Mori. Sono tutti morti. Che figata sto potenziamento. Prima di andare vorrei caricarmi di tutto perché non sono sicuro di andarmene via così facilmente. Ok. Vabbè. Questo. Qual è quello che ho trovato? Non ho ben capito qual è. È di qua, per caso. E se clicco di nuovo? Ah, è questo. Analyze. Ok, non riesco a pronunciarlo questo. Che cazzo è sto roba? Questo potenziamento potevo utilizzarlo contro i boss, perché spreca un casino e spererei che facesse male un bel po'. Ok, questo ce l'ho. Skullfire. Però non l'ho ancora. Sì, infatti. Pensavo ce l'avessi già. Qual è che io adesso? Ah, questo. Cos'è questo? Gunpoop. Già dal nome poop si capisce subito che cos'è. La neve. Quanto? Ah. L'ho preso? Sì, l'ho preso. Figo. Sì, l'ho preso, sì. Non so cosa faccia, ma sembra potente. E poi ci metto una vita a finire, vabbè. Basta che non mi continui a sprecare l'energia. Abbiamo strafinito sto livello, madonna. Questo continua a urlare più velocemente di quell'altro, vabbè. Non so quanto sarò di video, però... Madonna, io vorrei finirlo dunque con questa mod adesso. Viene più voglia di giocarci. Ogni volta che trovo qualcosa di bello mi viene più voglia di giocarci. Madonna, volo come non so cosa. Oddio. C'è ancora il always aim, mi sa, ancora acceso, perché mi faceva sparare prima, tutte e due in realtà, perché visto che è un mitragliatore fa tutte e due. Ok. Oh, che figata! C'è lo spappola in due il ghiaccio. Ma è solo questo qui l'arma al posto del lanciarazzi di Doom, quindi. Un'altra stanza segreta presa. Ok, qua cosa c'è? Ah, sì, ho capito. Non mi sono fatto niente io, benissimo. Ho visto uno, lo so, eh. Ok. Ma se io vado qua su così direttamente... infatti. Mi sembra che sia... Oddio. Ah, ecco. Aia! Mortacci tua, mi beccavo il soffitto io. Ok, mi sono caricato di vita con il pacchetto lì. Devo togliere questo cazzo di auto-aim perché sennò ci rimango secco io con l'auto-aim. Ok.
Sono dispiaciuto perché non ci sono le canzoncine almeno in sottofondo, però dai. Ci sta, dai, vabbè. Quando giocherò all'originale, quando ci dovrò fare una serie, giocarlo tutto perché esplodo da solo, non lo so. Non c'era manco nessuno dietro di me che gli sparava. Vabbè. Sono dettagli, eh. Ah, certo, perché se gli do un pugno diretto così dietro la schiena muore però. Almeno questo lo conta. Che cazzo fai? A volte lo conta, a volte no. Infatti adesso l'ha contato il colpo solo. Boh. E stavolta no. Vabbè, questo è normale che ce ne vuoi un di più, cazzo. Cioè, è uno più grosso di me. Mica tanto, eh. È soltanto largo di stazza, non di altezza. Te invece sei più magro di me. Però è più forte di me però, eh. Devo ammetterlo, è potente lui, eh. Però appena ci piglia un pugno muore, Dio buono. Cioè, a meno che ce ne sono certi che sono delle checche e degli altri che sono potenti, non so. Oh, oh, oh! Affanculo! E la Madonna! Il casino mondiale. Ma non l'ha neanche beccato, vabbè. Chiudi. Chiudete! Questo ha preso un cazzotto in bocca, è già morto. Ok. No, c'è qualcuno. Ancora vivo. Madonna. Sempre dietro a sciagagnare i maroni a tutti. Ok. Vabbè. Con calma, stiamo tranquilli. Ok. Niente, non se ne accorgo neanche, ci sono io, vabbè. Comunque ragazzi, credo di essere arrivato a buon punto. Devo dire che sta mod è carina. L'abbiamo provata insieme, dai, è bella. Allora, credo che il video di oggi può finire qua. E, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, come al solito. Commentate e iscrivetevi. Dal vostro Quakecraft è tutto. Ciao ragazzi.